94, 2001, 2008, 2012. Gilbert Le Big e Corinne Roget riportano alla ribalta Silvio Berlusconi. Santo Subito e la sua satira indirizzata all'ex premier e, in senso più ampio, ad un'impostazione civile e culturale difficile da togliere a questa Italia ormai patria dei coniugi francesi della cartapesta. Tra un processo e l'altro, Le Big e Roget vedono anche un processo di beatificazione, affidando onore ed onere di rendere immortale Berlusconi a cardinali molto influenti per l'ascesa. Di reliquie e parabole ce ne sono in abbondanza, il carro corso dopo corso ha convinto giuria, appassionati ed esperti. Dopo 9 anni finalmente si festeggia. Sì, un parto lungo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Hai voluto anche la figlia del tuo maestro e tante persone hai voluto accanto. Esattamente. Ora non so dov'è la mia amica, la Francesca. Vieni Francesca. Voglio con noi anche Francesca, che è la figlia di Raffaello Giunta, che è stato il nostro maestro e quello che ci ha accolto per primi a Viareggio. Corinne, ma vince sempre lui alla fine, c'è sempre Silvio. Ci segue da diversi anni. Ho detto, ma poi ci voleva la chiesa e Silvio Santo per vincere dopo 9 anni. 9 anni per i figli, 9 mesi per avere un figlio e 9 anni per avere un primo. Ve la aspettavate questa vittoria? Forse quest'estate, quando abbiamo trovato il soggetto, abbiamo avuto Reca, Santo Subito, poi siamo andati avanti a sviluppare. Penso che... E poi è arrivato il Cardinal Monti. E poi è arrivato il Carnevale Monti. Però ce ne sono anche altri tanti cardinali intorno. Complimenti. Grazie. Ora andiamo su. Il frameritato.